grazie per aver visto i video. Alcuni di voi mi hanno chiesto, dopo aver ascoltato il video sugli anodi, se possiamo fare una dimostrazione pratica di come sono fatti e come avviene il montaggio e la manutenzione. Allora, partiamo dagli anodi. Quando abbiamo detto, l'anodo viene avvitato su un tappo. L'anodo viene avvitato su un tappo. Noi per comodità questo l'abbiamo tagliato per far vedere anche l'anima in acciaio dove viene poi fusa la lega al magnesio. Per cui l'altra volta abbiamo detto, abbiamo l'anodo con tappo avvitato direttamente, che verrà direttamente messo in contatto con il serbatoio, e abbiamo la versione dell'anodo con tappo isolato, dove per essere in contatto con il serbatoio dovrà essere collegato con un cavetto. Questo è il cavetto all'anodo, ovviamente, questo è il cavetto che andrà al serbatoio. Supponiamo ora che questo sia il nostro serbatoio. Per comodità abbiamo preso unicamente il manicotto. Il tappo saldato o avvitato va direttamente in contatto con il nostro serbatoio. Cosa succede? Quando dovremo controllare lo stato di consumo, andremo a svitarlo, dovremo scaricare il bollitore e controllare lo stato dell'anodo. Nel caso invece dovessimo montare l'anodo con tappo isolato, avremmo la possibilità di verificare attraverso il cavetto della messa a terra che il potenziale del serbatoio, perché questo cavetto andrà a contatto con il serbatoio, ci darà la quantità di corrente ancora presente e la quantità dell'anodo, e la quantità, per cui lo stato di efficienza dell'anodo. E questo senza svuotare il serbatoio e senza dover sfilare l'anodo. Avevamo visto come, chiaramente questo controllo noi possiamo farlo con un tester da elettricista. Nel momento in cui vogliamo essere autonomi e controllare periodicamente, senza bisogno di un tester o dell'elettricista, se non siamo capaci di usare un tester, esiste ormai da tempo in commercio l'anoden tester. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo strumento viene messo in contatto, da una parte andrà all'anodo e un'altra parte andrà a massa. Per cui avremo i due cavi che passano attraverso un piccolo potenziostato. Azionando il pulsante vedremo, in questo caso ovviamente no perché non è collegato e non è in acqua, e voi vedete che c'è una parte rossa e una parte verde. Azionando questo pulsante, se l'indice si sposta sulla parte verde, significa che ancora abbiamo anodo a disposizione, altrimenti se incomincia a spostarsi decisamente verso la parte rossa è il momento di scaricare il bollitore e sostituire l'anodo. La raccomandazione che avevamo fatto negli altri video era quello di, sarebbe da evitare che una volta sfilato l'anodo trovarlo in questa condizione. Ecco perché si raccomanda di controllare nel primo anno almeno due volte e poi negli anni a seguire almeno una volta all'anno. Quando l'anodo è ridotto in questa maniera significa che il vostro bollitore, tra l'altro, si sta bucando. Bene, se avete trovato interessante questo video laboratorio mettete mi piace, azionate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video, venite a visitarci sul sito, scaricate i nostri cataloghi. Grazie di tutto, arrivederci a presto.